Buongiorno. Oggi ho pensato di parlare un po' di Gabriele D'Annunzio, una persona straordinaria che ha fatto cose assolutamente bravissime. Gabriele D'Annunzio nacque nel 12 marzo 1863 a Pescara. E cosa faceva lui? È un patriota italiano, scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e simbolo del decadentismo, che è un movimento artistico e letterario e si sviluppò in Francia e poi si diffuse in tutta Europa. È celebre figura della è proprio una figura molto interessante dalla Prima Guerra Mondiale. Arriva fino al grado di generale. Era molto affascinante questo Gabriele D'Annunzio. Gli piaceva anche le donne, gli piaceva tutto, era una persona straordinaria e unico, il suo modo di fare le cose è proprio unico. Poi nel 1924 il re Vittorio Emanuele lo nomina principe di Montenevoso. Poi è stato anche decorato con l'ordine militare di Savoia, facendo parte dal 1897 fino al 1900. Fa parte dal partito politico estrema destra storica. 3 anni è stato a destra, poi all'improvviso nel 1900 passa al partito estrema sinistra storica. Dal 1910 al 1920 fa parte dell'Associazione Nazionalista Italiana e dal 1921-1924 fa parte della Federazione Nazionale dei Legionari Fiumani. Fiumani è stata una conquista, diciamo, conquista di una città che si chiamava Fiume, che nei tempi è stata una città italiana, poi va contrattato di pace da Parigi, passa alla Croazia, alla Jugoslavia. Cosa ha studiato? Ha studiato prima in un collegio famoso di Prato, si chiamava Collegio Nazionale Statale Francescano Cicconini, liceo classico di Prato, è un istituto scolastico di Prato. Poi ha preso laurea all'Università di Roma, La Sapienza, con in lettere honoris causa. È assolutamente fantastico, è proprio senza, non si può dire niente, è perfetto, una persona perfetta. Come il carattere era un po' dandy, dandy significa era un po' stronzito, alla moda, tutto vestito bello, dandy è un po' preso da folle, un po' folle e anche un po' depresso di quando in quando. Una, a 11 anni va a studiare a Prato il collegio e a 15 anni scrive il suo primo libro di poesie, Primovere si chiama, pubblicato sulle spese di suo padre. Suo padre faceva parte dalla borghesia. I genitori Francesco Paolo Rapagnetta D'Annunzio e Luisa di Beneditis, che hanno insieme 5 figli. Anna e Elvira sono nate prima di Gabriele. Ernesta e Antonio sono nati dopo Gabriele. Il rapporto con sua madre è stato proprio divino.
Gabriele dice di sua madre: ella m'aveva fatto a somiglianza di una immagine velata dell'angelo del mio nome. Immaginate, sua madre lo vedeva come un angiolino, perché era biondo con capelli ricci, un bellissimo ragazzino. Nel 1874, ok, dicevo che è andata a studiare là. A 16 anni, è un bellissimo biondo con capelli ricci e pubblica la sua prima raccolta di poesia. Voglio dire che io non l'ho studiato D'Annunzio, ma vedo che è stato proprio una persona, è proprio importante che devi studiarlo anch'io un po', vediamo come sono i suoi romanzi. 15 aprile 1881 incontra a Firenze una bella ragazza, Giselda Zucconi, detta Lala, che lo canta nelle sue poesie, Canto Nuovo. E gli scrive lettere d'amore, no? Come era lui, sempre affascinante, sempre, come dire, a conquistare le donne, faceva impressioni. ok, gli scrive lettere, però si trasferisce da Firenze a Roma e si butta nel divertimento. Scrive poesie, fa qualche cosetta là, scrive primo volume di novelle, Terra Vergine, 1882. Nell'11-12 settembre 1919 da Roma, comincia con la guerra, la fiume, come si dice, la marcia di Ronchi condotta da Gabriele D'Annunzio. Erano un gruppo di granatieri di Sardegna, circa 1.000 persone, con una colonna di camion, portarono e arrivarono senza problemi e instaurarono reggenza di Carnaro, con scopo di unire Italia, no? Unificare Italia. Tutti volevano unificare il suo paese. Dopo, come diceva, in presa del fiume, non è solo un ambito nazionalistico, con politica di destra. La città di Fiume in Croazia appartiene all'Italia dal 1924 fino al 1945. È una etnia italiana, però alla fine torna all'Jugoslavia. Il 10 febbraio 1947 il trattato di pace da Parigi, la città passa a Jugoslavia. Poi comincia ad arrivare i nomi interessanti per Gabriele e citiamo primo soprano Elvate. Esplica il primo cantante che vuole fare dalla sua vita un'opera d'arte. Letterario, è stato poeta, personaggio pubblico che con le sue opere ha influenzato il costume e la letteratura europea del tempo, dal suo tempo, e ha creato il suo mito, vivere inimitabile. Però ha avuto una grande influenza anche nell'ambito sociale e politico, facendo politica un po' quando di destra, quando di sinistra. Rosa Croce ce l'ha qualche anche con i massoni. Poi diventa generale dell'aeronautica. In guerra è stato anche ferito alla pa parte destra, occhio e la tempia destra. Suo
Sui comandanti erano Luigi Cadorna e Armando Diaz tra anni 1915-1918, prima guerra mondiale. Prima guerra mondiale, impresa dal fiume, c'era qualche battaglia di Polla, battaglia di Cattaro, Befa, di Bucari. Volo su Vienna, 9 agosto 1918. Una squadriglia dell'aeronautica militare va a buttare volantini su Vienna per fermare questa guerra. Squadriglia si chiamava La Serenissima, ideata dal poeta. Sto buttandolo in manifesti tricolori per finire la guerra. Cantava a pianoforte, a violino, a chitarra. Gli piaceva Chopin, Beethoven, Schumann, Giuseppe Verdi, Franz Liszt, Giacomo. Si fa amicizia con Giacomo Puccini. Dopo loro andavano insieme a diversi spettacoli dove cantavano amici di Giacomo Puccini, fa amicizia anche con Arturo Toscanini, Toscanini tiene un concerto nel 1920 con l'orchestra del Teatro della Scala di Milano. A un certo punto si sposa. 1883 sposa Maria Harduin, duchessa di Galese, principessa di Monte Nevoso. Per un tempo vanno a abitare con genitori di Gabriele. Poi nasce il loro primo figlio. Dopo un anno vanno di nuovo a vivere a Roma. Poi, 1885, nasce.